Qual è il modo migliore di affrontare la concorrenza? Nel momento in cui hai un'attività, hai un business, un'attività professionale, certamente a un certo punto viene fuori la concorrenza, viene fuori qualcun altro che lavora in un ambito abbastanza vicino o anche molto vicino a quello che fai tu e inizia a fare delle cose, quindi è normale essere portati a cercare di guardare cosa fa. Ah, ma guarda, lui ha fatto questo. Ah, ma no, è andato avanti. Ah, accidenti, io dovrei fare quella cosa lì che lui sta facendo. No, mi supera. Oh, lui diventa il numero uno. Come faccio? Aiuto. Questo mercato che magari era mio, adesso non è più mio perché c'è anche lui. Se lui sta facendo meglio di me. E si tende a essere ossessionati, a rischiare di essere a volte ossessionati dalla concorrenza. E il consiglio che ti voglio dare è: non conviene in nessun modo essere ossessionati dalla concorrenza. Non lo fare, perché andare a stare lì a guardare tutto quello che fa qualcun altro e cercare poi magari di seguirlo è lo stato mentale sbagliato. Va a finire che la tua energia, il tuo tempo viene dedicato a cercare di imitare qualcuno piuttosto che dire penso a cosa faccio io. Magari non lo vuoi imitare, non è detto che tu lo debba imitare, ma comunque dedicare tutta questa attenzione a qualcun altro ti mette in uno stato mentale sbagliato per riuscire a portare avanti in maniera forte, in maniera energica la tua attività, il tuo progetto. Quindi non ti ossessionare con la concorrenza. Certamente cerca di sapere cosa fanno perché devi essere informato nel tuo mercato, non ti dico di ignorare la concorrenza, ma non esserne ossessionato. E la cosa importante soprattutto è di non cercare di battere la concorrenza sul suo terreno. Quindi se qualcuno parte con un progetto, non cercare di dire ah ok, io voglio rifare lo stesso progetto e cercherò di farlo meglio, così li batto, così li supero, così resterò io il dominatore del mio mercato, così resterò io a avere il mio orto che è l'orto più bello di tutti quanti quelli che ci sono in questo mercato. Voglio dire, se la Apple fa l'iPod, non cercare di creare il nuovo iPod killer che è meglio dell'iPod della Apple. Se la Apple ha fatto l'iPod, la Apple fa l'iPod, tu fai il tuo, non cercare di rifare qualcosa che fa qualcun altro. E non è necessario andare a pensare ai massimi esponenti, quindi alla Apple o a qualcuno di grande, ma chi c'è nel tuo mercato? Se sta facendo qualcosa, benissimo, fa qualcosa, tu fai il tuo, focalizzati su te stesso, su ciò che stai facendo e su come farlo diventare grande, su come portare i tuoi progetti al successo nel modo migliore, piuttosto che stare a focalizzarsi su cosa fanno gli altri e cercare in qualche modo di imitarli, di rifare meglio di loro ciò che loro stanno facendo. Quindi non essere ossessionato dalla concorrenza è lo stato mentale sbagliato, non cercare di battere la concorrenza sul loro terreno e focalizzati su te stesso. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami un commento, lasciami una reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.